siz açıklarını kume, hestan asiz sever bu kume. Çigidem iç ve izbet. Hestan asiz aşkar nintune. Hestan asiz el mahrum şune. Kılnem, kımınam, izbet. Bravo! Che c'è il Kashgar qua, cioè, sono rimasta veramente colpita, perché già che Bari non è una città, diciamo, capitale d'Italia, per dire vabbè, è normale che troviamo un monumento così importante per la comunità armena, però qui a Bari già abbiamo fatto un passo così importante per noi. E non solo trovare all'ultimo, quasi gli ultimi giorni della mia presenza qua, però spero di poter essere anche presente in Italia, perché non lo sapevo, se noi il 24 aprile saresti io con voi anche un giorno a inginocchiare qua davanti questo monumento e con il nostro corpo di partecipare a questa preghiera per tutti queste anime che sono andate via diciamo martiri, no? E così sono molto felice, molto orgogliosa e ringrazio il Dio che mi ha dato questa possibilità di essere stasera qua con voi tutti. Fatto i passi importanti di poter mettere questo monumento qui a Bari in una zona così, cioè, aperta a tutti, così ognuno che passa una volta almeno nella sua vita si chiederà ma cos'è questo e sapranno che è un Kashgar almeno. Bravi a tutti e grazie. Che bello, vedi, un armeno di Francia, avete dato pure due parole davanti al Kashgar. È un orgoglio pure per noi, vero? Che ne siamo persi, no? Sono brava Anna, brava. Bravi, bravi voi, cioè io. No. Allora, dice il poeta Nazariant, perdonare, profumare i cuori dei fiori del Calvario. Segno della croce sulla terra e sul cielo, essere fratelli, essere semplici e puri, credere, amare, credere all'armonia, ai ritmi supremi, alla giustizia dei cieli, i poveri, credere sempre, le braccia tese alle cime, vivere bene, realizzare la propria anima, la carne è nuda. E poi chiudere gli occhi di carne per aprire quelli dello spirito, essere il bacio di pace sulla bocca dei morenti e poi a nostra volta sorridere, sorridere nell'ora felice della morte.